Quanto è deluso per questa partita? Tanto, tanto perché ci aspettavamo una vittoria e non è arrivata, perché comunque ci tenevamo a fare meglio dal punto di vista anche della prestazione in sé e poi perché per mantenere appunto questo quarto posto che voleva dire iniziare mercoledì, cioè di 10 giorni anziché domenica prossima, ma sinceramente cambia poco, nel senso che sappiamo che dobbiamo giocare molte partite e quindi subito testa alla Calarese che è la cosa più importante. Che cosa è mancato nei primi 30 minuti? Perché in quella mezz'ora praticamente non si è visto mai il Pescara. Ma i complimenti alla Limonese, hanno fatto una buona partita, ci aspettavamo una buona squadra che giocasse bene a calcio, abbiamo fatto fatica a trovare le misure di pressione o l'abbiamo fatto in parte, quindi la difficoltà è stata appunto quella. Però mi è piaciuto lo spirito di reazione dopo il gol, che nel secondo tempo credo che la squadra abbia fatto meglio, creando molto. Non concretizzando, è chiaro, ti esponi all'avversario che nell'occasione che ha avuto ha fatto gol. Soprattutto con Cernigoi, no? Ti riferisci? 39esimo, quando si è trovata tu per tu con il portiere. Ma più di uno, è Paolo Di Clemenza, la situazione di Dursi che si è sempre stato 2 o 3 volte, ha calciato, cioè, nell'ultimo passaggio. Insomma, qualcosa nel secondo tempo la squadra secondo me ha creato, potevamo fare meglio in termini di concretizzazione. E, ripeto, l'avversario ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, nel secondo tempo insomma, abbiamo fatto molto meglio noi, però è chiaro, la partita dice 2-2, loro hanno fatto la loro partita, quindi non bene noi. Ti chiedo due cose prima dello studio con Massimo Profeta. La prima, sincero Luciano, se dopo 3 partite ti aspettavi di vedere questo Pescara, sei contento di queste 3 partite al di là dei 7 punti conquistati? Ma il secondo tempo, per esempio, per me è stata una buonissima partita nel senso di prestazione e di occasioni create. E sono contento in parte perché, chiaro, oggi volevamo vincere. Ho chiesto alla squadra di fare più punti possibili e siamo riusciti a farne solo 7. Oggi la partita, insomma, Paolo Di Clemenza era 3-1, la partita era finita, però con i se e con i ma si fa poco. Dispiace perché comunque sia il cammino che avevamo intrapreso non era fenomenale, ma non era da buttare via. Però ripeto, non possiamo più pensare a quello che è successo mezz'ora fa, dobbiamo pensare a domenica, che è la cosa più importante. L'ultima da parte mia sull'assetto della linea difensiva, come sta Drudi, che cosa è successo e se con Zita hai trovato l'assetto per i playoff o non sei contento della prestazione? Drudi ha avuto un affaticamento muscolare, quindi da valutare ovviamente. Teto, secondo me, ha fatto il suo nel secondo tempo, un po' in difficoltà esattamente come la squadra, quindi ha fatto quello che gli avevo chiesto. È chiaro, dopo un po' che non giocava, le misure e alcune situazioni, ovviamente giocando un po' di meno qualcosa perdi, però dal punto di vista dell'impegno a tutti non posso rimproverare niente. Studio. Faccio questa domanda perché è chiaro che i primi 30 minuti sono stati pessimi, no? Ma cioè, la sensazione è che in campo fosse entrata una squadra svogliata, eppure c'era un obiettivo da centrale perché bisognava blindare il quarto posto, no? Non importava in che modo, cioè, la vittoria oggi serviva come il pane, eppure è entrata in campo questa squadra, non so, a me è sembrata totalmente sconnessa, io ho usato questo termine, magari mi sbaglierò. Ma questo è il calcio, no? Quando pensi di essere al 100% e inizia la partita, poi ti trovi a subire invece che essere a metà campo avversario. Quindi questo è il bello e il brutto del calcio. Oggi pensavamo di fare tutt'altro nel primo tempo, ma più bravi loro, magari meno bravi noi. Poi non si sa mai nella vita di chi è più le colpe e più i meriti. Quindi quello che è successo, la responsabilità ovviamente è la mia nel primo tempo, ma credo che nel secondo tempo la squadra abbia fatto molto bene, non facendo, ripeto, cose fenomenali, ma al di là del risultato. Le occasioni credo che insomma, avessimo fatto almeno un paio di gol, niente da dire, credo.